Io credevo di aver raggiunto un livello di sopportazione abbastanza alto e credevo di essere qui semplicemente per discutere in maniera normale di calcio, ma mi sbagliavo, mi sbagliavo. Si può sbagliare nella vita, certe volte si sbaglia, si fanno delle valutazioni che sono errate. Bene, allora sono qua, mi sono seduto qua adesso perché pochi secondi fa io ho ascoltato delle dichiarazioni clamorose da parte di Gravina. Ora, nel momento in cui giro, ieri l'Italia è stata eliminata dagli europei dalla Svizzera dopo una partita che per me è stata folle, follia totale, sotto tutti i punti di vista. Ora, sto soggetto, veramente, io non so come definirlo, è andato a dire delle cose in conferenza stampa, una frase in particolare che io voglio riprendere, perché qui siamo veramente alla follia, siamo veramente alla follia. Io qui mi devo dare una calmata, qualcuno mi date una calmata, dare qualcosa per calmarmi. Prima di iniziare, tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, non vi arrivano i video, quindi mi raccomando, è importantissimo. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Si è presentato in conferenza stampa praticamente per fare nulla. Lui ha fatto questa conferenza, ha detto: io voglio andare in conferenza. Giorno dopo l'eliminazione dell'Italia contro la Svizzera, noi eravamo qua seduti. Ho detto: ah, chissà cosa dirà. Forse avrà la decenza di ammettere le proprie responsabilità. Forse avrà la decenza di parlare a noi, che siamo tifosi, insomma, italiani, che tifosi di varie squadre, di tutto quello che sta succedendo nel calcio italiano, del fatto che tu sei la rovina principale del calcio italiano. Perché credo che siamo tutti d'accordo di tutte le squadre, tranne una, ma fra poco parliamo anche di quelli. E lui ha detto: io affronto i problemi con il lavoro, non scappando. E lì ho detto: no, ragazzi, qui siamo al delirio. Ma quale lavoro fai te? Perdonami, qual è il tuo lavoro esattamente? Tu affronti i problemi, tu affronti i problemi, quindi andando a gestire la situazione, quindi non scappando, quindi vuol dire che non se leva dai coglioni, non se leva mai neanche stavolta. Neanche questa volta, quindi lui si toglierà in mezzo alle nostre enormi le ragazze, quindi non si toglierà neanche in questo momento, perché lui non lascia la direzione della FIGC, perché lui non fa niente per la FIGC. Lui in questi anni ha portato solo rovina all'interno della FIGC. Troppo comodo, Gravì, troppo comodo, capito qual è il discorso? Troppo comodo fare lo show, entrare in conferenza e dire che tu io gestisci i problemi e non scappi dai problemi. Perché cosa hai fatto fino ad adesso, Gravina? Allora, tu hai portato alla rovina un ciclo di nazionale italiana che non è andata al mondiale per la seconda volta di fila ed è uscita un europeo perché non siamo preparati sotto nessun punto di vista. A livello tecnico hai una marea di problemi che ti ostini a ignorare. Con l'Inter fai la peggior schifezza della terra, credo che sia il tuo atteggiamento. Allora, la tua procura carissima amata della FIGC ha aperto delle indagini sull'Inter, eh? Due ce ne sono in corso, due indagini sull'Inter. Non hai detto nemmeno una parola sull'argomento, come quando c'erano le indagini aperte sulla Juve, venivi qua a parlare costantemente di quanto voi dovevate lavorare, di quanto dovevate agire. Adesso perché non parli, Gravina? Gravina, una persona intelligente e una persona decente moralmente, stamattina prendeva le cose e diceva: guarda, ho capito che adesso ho fatto due fallimenti di fila, me ne vado perché comunque fondamentalmente parlando sono io il principale responsabile di quello che stiamo vivendo. Perché c'entra chi è andato in campo, perché non ti sto a dire che chi è andato in campo non c'entra, non ci abbia responsabilità, ma non puoi limitare tutta la responsabilità a Spalletti e ai ragazzi. Spalletti e ragazzi ce l'hanno la responsabilità perché Spalletti non è adatto per la nazionale e perché i ragazzi fanno pietà sotto tutti i punti di vista. Ma chi ce li ha messi là? Cioè, Spalletti chi l'ha scelto? L'ho scelto io, l'ha scelto te, l'ha scelto lui. L'ha scelto lui, quindi il responsabile principale della disfatta all'Europeo dell'Italia è Gravina. Non è nemmeno Spalletti, è Gravina perché è Gravina che l'ha scelto e l'ha messo lì perché tanto si sapeva che sarebbe finito così. Ma questo non è il punto della situazione. È l'insieme dei problemi che ci sono all'interno del calcio italiano e che lui non vuole risolvere perché per lui va tutto bene, capito? Lui non lo mollerà mai questo posto perché dal momento in cui lo mollerà saprà che non se lo cagherà mai più nessuno, capito? Ieri stava in tribuna con i ministri, con i presidenti, tutto il quadretto preciso a difesa di una sola squadra. Figurati se te ne vai.
Figurati se te ne puoi andare, Gravina. Figurati, io non mi aspettavo che tu. Io credevo in un susù, credevo che ci potesse essere una ragione per cui tu hai voluto parlare agli italiani. Ho detto, vabbè, questo si è scomoda di domenica per andare a parlare agli italiani. Probabilmente dirà qualcosa di importante. No, una marea di cavolate, una dopo l'altra, incollate così con la colla, giusto per far vedere che lui è interessato. Gravina, tu stai portando all'interno del calcio italiano problemi su problemi. Hai distrutto un calcio italiano. Ti rendi conto che il movimento italiano è distrutto per colpa tua? Ti rendi conto che il movimento italiano è distrutto per colpa tua e che io non ho idea tu di che cosa stia facendo attualmente nel calcio italiano per meritare un minimo di considerazione? Ma quando te ne vai a quel paese, Gravina, scusami. Che cosa serve per mandare via questo qui dal potere? Non ci può andare via perché deve proteggere gli amici, deve stare là come il bodyguard lui, capito qual è il discorso? Deve avere la potenza di... perché una volta che se ne va Gravina, crolla tutto, capito qual è il discorso? Perché Gravina regge i figli, ma tanto Gravina andrà via perché il mandato di Gravina è in scadenza e se non sbaglio non può neanche essere rieletto, quindi vedremo chi sarà il nuovo presidente della FIGC, ma ti voglio far capire l'ignoranza di questo soggetto che ha 80 anni e dovrebbe avere un minimo di maturità nel dire: guarda, è colpa mia, guarda, prendo le colpe, mi prendo le mie colpe, come se sono presi tutti le colpe, me le prendo pure. Lui no, lui non ha colpe, capito? Lui è innocente da questo punto di vista, è pulito. Cioè, la nazionale fa una figura incredibile perché ha fatto una figura impressionante. E lui, che è presidente della FIGC, non fa letteralmente niente. L'unica cosa che lui sa fare è parlare a vuoto. Capito? So anni che dice che devo fare quello, che deve fare quello, che deve fare quell'altro. Io vedo che non fa niente. Il calcio italiano è fermo esattamente a 15 anni fa. Ok? E gli unici vantaggi che ci hai avuto, ce li hai avuti da persone che non sono le tue preferite. Perché se stavamo aspettando l'Inter, col calcio italiano crescevi domani. Ho visto il blocco Inter è stato fortissimo, eh? Oh, abbiamo avuto proprio porca miseria, abbiamo vinto st'Europeo, abbiamo giocato bene, eh? I campioni straordinari che tu hai sponsorizzato insieme alla banda di cretini, di gente ignorante che stava lì sulla panchina, hanno giocato tutti da fenomeni. Wow, questi giocatori di fama internazionale, il calcio italiano che è rinato, pieno di gioia, pieno di tecnica. No. Non sei manco addosso a casa tua, tu sei profondamente, veramente credo che tu non abbia capito cosa stia succedendo. A sto punto ti dico che non capisci, non ti dico che lo fa apposta, a sto punto ti devo compatire e devo dire che non lo fai apposta perché non posso credere che tu lo faccia apposta. Io non posso credere, cioè non posso credere che tu sia conscio di tutto quello che stai creando e stai cercando di fare all'interno del calcio italiano. Tu ti rendi conto che vanno avanti solo le persone che dici te? Vanno avanti solo ed esclusivamente le persone che dici te. Solo le persone che dici te. Ci sono due indagini in corso sull'Inter, non ne parli mai. Oh, mai una volta, quando c'era la Juve, ogni 5 minuti era lì a parlare, a dire facciamo questo, facciamo quell'altro, il calcio italiano, la responsabilità. Adesso che c'è l'Inter non parla mai, Gravina. Porca miseria, c'era un motivo per tutto questo? Ci sarà un motivo per tutto questo che non parla mai, sto tizio? Ci sarà un motivo per tutto questo che non parla mai? Non parli mai, possibile che non parli mai? Ma che t'hanno fatto? Con chi vai a letto, Gravina? Vai a letto con la russa? Hai una relazione... È una relazione spassionale con il presidente dell'Inter, non lo so, che cosa c'è tra di voi? Perché per me è veramente incredibile il fatto di non avere la possibilità, da questo punto di vista, di vivere in un paese pulito e onesto, perché tu sei la cosa più lontana dalla pulizia da questo momento qui che ci sia all'interno del calcio. Cioè, tu hai portato la nazionale italiana ad essere mediocre. Perché? Tu stesso non sei capace di scegliere calcisticamente. Cioè, sto tizio qui, ma calcisticamente che competenze ha? Cioè, per gestire la federazione, Gravina, che competenze ha? Tu che competenze hai? Che cosa sei esperto di calcio? Hai lavorato nel calcio? Hai gestito squadre di calcio? Sei stato un allenatore, un presidente, un direttore dell'area sport? Un appassionato che è riuscito a lavorare nel calcio nel corso degli anni in ruoli diversi? Perché in questo ruolo qua ci devi arrivare dopo
un tot di tempo, un tot di anni. Cosa sei tu effettivamente, Gravina? Cosa rappresenti tu per il calcio italiano? Cos'è che rappresenti tu attualmente per il calcio italiano? Tu non rappresenti letteralmente niente, rappresenti una figura che non c'ha senso. C'è un uomo che sta lì giusto perché è aiutato dagli amici. Perché se no, Gravina, ma tu che ci stai a fare lì? Fondamentalmente, quali sono i miglioramenti che lui ha dato a noi italiani? Quali sono? Cioè, nel calcio italiano, negli ultimi 6-7 anni, mi spiegate quali sono i miglioramenti portati da Gravina, per cortesia? Perché non li ho visti. Cioè, o io adesso non ci vedo, può proprio essere negli occhiali, oppure, voglio dire, forse non ha portato nessun tipo di miglioramento. Forse non ci sono tutti questi miglioramenti. E dopo tutto quello che stai vedendo, non c'è manco il coraggio di prendere cose in mano e dire, guarda, io me ne vado, perché comunque mi sono reso conto che anche io ho le mie responsabilità. Basta, sono il problema sono io, perché noi è il secondo fallimento di fila, il mondiale che non ci siamo qualificati e l'europeo che siamo usciti praticamente subito. Tu dovevi avere la maturità di dire esco. Dici, porca miseria, esco. Esco, dice, guarda, me ne vado, perché comunque mi stanno dicendo che il problema sono io, mi stanno facendo capire, che te lo stanno a far capire tutti, voglio dire, tutto il popolo italiano è compatto nel dire questa cosa, tutto il mondo è compatto nel dire il problema probabilmente principale Gravina. Sono il problema, decido di andare via, da uomo. Persona che tira fuori il coraggio e dice me ne vado perché comunque voglio andare via, perché comunque ho deciso di andare via perché voglio lasciare posto a uno più giovane, per esempio, a uno più competente di me. Ce ne saranno di persone che saranno disposte a fare presidenti di Lega, penso io. Non credo che ci sarà difficoltà nel trovare un nuovo presidente. Qui sono tutti così, stanno. Quindi non credo che ci sarà difficoltà. Invece lui no, lui vuole rimanere perché lui se va via non può più andare a fare quello che vuole. Capite qual è il discorso? Gravina deve rimanere presidente, perché se non rimane presidente, Gravina crolla tutto. Capito? Dagli amichetti, capito? Dai cuginetti cartonati, crolla tutto. Capite qual è il discorso? Crolla tutto. Allora io dico una cosa, no? Dico una cosa, per quale motivo un soggetto del genere può ricoprire un ruolo del genere in Italia? Sono qua. Perché io vedo i presidenti di Lega degli altri paesi, io non li vedo così. Capite qual è il discorso? Vedo gente, comunque non dico pulita, perché io penso che a determinati livelli sia difficile trovare uno proprio che sia perfetto nel modo di esprimersi, perfetto come gestione, è difficilissimo, va bene? Però vedo gente almeno seria. Vedo gente seria, vedo gente che comunque si siede e dice, ragazzi, guardate, cerchiamo di fare questo modo, proponiamo questa cosa, cerchiamo di fare questa cosa. Lui no, lui pensa solamente ai suoi interessi, non pensa a nient'altro. Non pensa a nient'altro, vuole solo difendere l'indifendibile, non fa altro. Capite qual è il discorso? E io dovrei avere a cuore la nazionale. Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Io devo avere a cuore la nazionale per quale motivo? Cioè, quali sono i motivi principali per i quali io dovrei avere a cuore la nazionale italiana? Cioè, perché io mi dovrei rivedere nella nazionale italiana? Io mi rivedo nella nazionale italiana perché sono italiano, sono nato in Italia, cresciuto in Italia, quindi ho una motivazione che non è calcistica solamente, no? Ma è una motivazione varia. Poi mi posso legare ai giocatori che apprezzo. Ad esempio, ma non mi legherò mai alla nazionale come mi sono legato negli anni scorsi, perché Gravina è il simbolo della fine del calcio italiano, capito? Difeso solamente da pochissimi soggetti e basta. Quindi, caro il mio Gravina, non fa la parte, no? Perché io di fronte ai problemi, io non scappo di fronte, credo che non scappi, dov'hai? Dopo andate, te prendono e ti mettono in galera il secondo giorno quando esci dalla FIGC. Dov'hai, Gravina? Grazie che non puoi scappare. Sono uno scappo e te credo, dov'hai? Dove puoi andare? Magica, dove te vai a mettere, fondamentalmente parlando? Cioè, ma ragazzi, ma siamo seri, scusatemi, ma qui o parliamo di calcio adesso, o se vogliamo parlare di altro, possiamo parlare di altro. Io ho una vasta gamma di argomenti, voglio dire, ma se parliamo di calcio, credo che questo sia palese. Come sia veramente lo scambio. Questo veramente, questo non ragiona, sto tizio. Sto tizio qui non ragiona. Perciò ti dico, sarà l'età. Sarà l'età. A sto punto sarà un problema anagrafico. Con l'età, con il tempo, il cervello dell'essere umano, alcune volte gli anziani sono così. Va bene? Alcune volte dicono delle cose, altre volte svalvolano, altre volte non dicono. Io credo che lui sia arrivato a un punto in cui non sia lucido. Perché per dire queste cavolate non devi essere lucido.
Non posso credere che lui possa essere lucido, capite qual è il discorso? Io non vedo lucidità in quello che dice Gravina. Quindi voglio conoscere un pochino la vostra opinione, qual è? Voglio sapere che cosa ne pensate voi, perché veramente, ragazzi, siamo arrivati a un punto ridicolo sotto tutti i punti di vista, quindi fatemi sapere un pochino nei commenti il vostro parere, ragazzi.